È iniziato. Ragazzi, oggi siamo qui innanzitutto al parcheggio, che a voi di sicuro sarà familiare. Perché là, cioè, là è casa nostra. Siamo arrivati qua, però prima eravamo impiazzati là con tutta l'attrezzatura. Sì. Però poi abbiamo capito che potevi entrare qua in casa di... Potevi entrare qua al Vortex, quindi era un po' difficile trovarlo. Ora abbiamo fatto il contrario, siamo messi qui, abbiamo lì la cassa con scatola GoPro. La GoPro, sì. Che è la new entry in questo canale. Sì, adesso andremo a inquadrarla. Poi abbiamo i personaggi principali di questo video. Sì. Oggi un po' nel video indosserò il cappellino Jordan. Sì, esatto. Ecco. Allora, parliamo del video. Oggi faremo lancio con il Vortex. E abbiamo tre tipologie di Vortex. Quello un po' di, diciamo, come si può dire, cinese. Scusa, Fabio Scorti, Luca Corti, tutte le persone che hanno collaborato. Questo lo vende il papà di Luca nei negozi. E diciamo che è un po' Chinatown. È leggero, pesa, quanto peserà? 3 grammi, cioè, ragazzi, è leggerissimo. Cioè, tipo 10 grammi. Poi le valvole, che sono più grosse del Vortex in sé. Cioè, è più scenografico che altro. Sì. Alla punta va bene rinforzato, sennò esplode. Poi troviamo quello dal Nerf, quindi un po', diciamo, di marca, che è usato, come potete vedere. Questo qui è molto più pesante, cioè più pesante la massa in sé. Fammelo sentire. 80 grammi. Sì. Invece la coda è più resistente le alla pinne, plastica. Vabbè, sono monoblocco, quindi... Sono anche molto più dure. Possiamo anche fischiargli nel... Ok. Questo fischia un po' di meno, diciamo. Questo fischia, quell'altro non fischia. Ecco. Ecco. Poi, sempre Nerf, cioè, noi lanceremo questo dardo che appunto si lancia così. E noi vedremo la distanza che si raddoppia. Cioè, poi arriverà un punto. C'è Edoardo Sirteri che sta chiamando. Aspettiamo che ce la chiamata in corso. E appunto ho portato questo per vedere quando si raddoppia la distanza. Quindi sparerò lì e vediamo quanto è più lontano. Cioè, io non è che ho proprio capito, però. Spariremo questo. E tipo arriva a metti qua. Sì. Noi vedremo quale dei due riesce a superare di più. Ah, ok. In base a distanza. Certo. Ragazzi, GoPro posizionata qua con 200 fotogrammi al secondo per uno slow motion. L'ultra slow motion, tra l'altro. Ecco, aspetta, non inquadrarmi i capelli. Ok, possiamo partire. Possiamo Quanti partire. Lanci? Allora, faremo tipo 3 lanci a Vortex. Perché sì. Dopo il braccio... Muore. Te sei campione provinciale, giusto? Allora, io non mi vantai così tanto perché magari la gente dice io, vabbè, mi sono più forte. Grazie, Rifalla. Se hai un braccio grosso come non so cosa, dici un braccino... Ho anche la medaglia. Ma quanti metri? Alle provinciali ho fatto 41 metri. Ed è venuto con tutto il braccio fasciato perché mi faceva malissimo. Ma il record è il record è o 51 o 57. Perché l'uno. Noi stiamo scarsi senza vantarci 51. Sì, quindi infatti. Guarderemo più o meno dove arriva. A distanza. Poi da Google Maps misureremo a spanne, cioè. Ora, con quale partiamo? Non possiamo mettere il sondaggio perché non è una live, quindi. Ah, ok. Io direi partire con questo, sì. Che è più screuso. Ci stiamo un po' allontanando. No, oh, infatti io vado più o meno qui, che è dove è arrivato il lancio test. Dovrebbe essere atterrata qui. Buono. Mi è andato oltre, quindi era oltre le aspettative questo lancio. Sì, allora, siamo alla balaustra storta. Non è... Quindi adesso usiamo quello Nerf. Per vedere comunque la quindi distanza. Quindi in linea teorica, pardon, potrebbe andare anche meglio di quello che già è stato un gran lancio. Sì. Sì, sì. Quindi io mi allontanerei un attimo oltre la distanza precedente. Quindi qui è dove è atterrato il lancio precedente. Maestro, se lei è pronto può anche andare. Vada. Questo è un lancio un po' scarso, quindi siamo una decina di metri, 8 metri forse, più corto del precedente. Cosa è mancato tecnicamente? Adesso entriamo anche nella parte tecnica. I gradi. L'inclinazione. Questo è uscito molto basso, sarà stato sui 25 gradi. Per la gittata lunga bisogna alzare la traiettoria, c'è poco da fare. Quindi rifacciamo. Non è il Vortex ma è il braccio questa volta. Prego maestro, allora, ora l'aggiunta di musica di sottofondo così mi rilasso e rifaremo. Questo è salito in vetta. Sì. Il braccio cede. Quindi alle provinciali mi hanno fatto fare 3 tiri. Il primo è il migliore, sempre. Cioè in qualsiasi caso. Comunque adesso secondo round vediamo se davvero il braccio è calato oppure era solo una questione di angolo. Quindi ripartiamo dal dardo nerf. Così. Secondo round a braccio, perfetto. Con la grigna sullo sfondo. La grigna. Vada maestro. Vabbè, neanche male. Parto subito con questo. Quindi. Ah, col Nerf, esatto. Ah, già, Nerf è sempre.
lontano. Ah, il prezzo, aspetta, vieni qua, vieni qua. Questo costa 15 euro. Perché è comunque una buona marca la Nerf, è resistente. Quello dico tu perché non so, me la da. Sembra 9,90. Chiederemo a Fabrizio, costa però. 9,90 senza 9,90. Marca. Cioè, è una rapina comunque. Io comprerei 100 volte questo, però vabbè. C'è chi compra quell'altro. E io mi posiziono sulla linea del record, vai. Prego. Prego. Incredibile, l'hai migliorato di pochissimo, atterrato qui, quindi è nuovo record di, ecco qui, di pochissimo, nuovo record. Quindi Nerf passa in vantaggio incredibilmente, siamo sui 30, siamo sui 30. E dopo ragazzi però ho aggiunto il sasso, perché volevo vedere con un sasso che distanza faccio. Vabbè. C'è la macchina. Bonus point. Io, sarebbe un po', le assicurazioni poi, insomma. Lascialo stare. Ok. Secondo round, terzo dardo, vediamo. Se torna in vetta. Guarda. Comunque non si chiama Vortex, ma si chiama missile. Lo vendono come missile. Quindi chiamiamolo missile. China missili. Allora ragazzi, siamo sulla linea del record. Eccolo qua, quello nuovo e il vecchio record, davvero vicinissimo. Prego maestro. Andiamo. No, povero missile. No, è atterrato in zona tipo lì. Ok, quindi abbiamo notato che il lancio conta tanto. Sì. A me fa già male il braccio nella parte qui. E siamo al quarto lancio vero. E poi dopo tolti quelli di prova. Fa malissimo la parte muscolare. Quindi dove? Non ho muscoli. No, ma cerco di farli. Che parte fa male? Così facciamo. La parte muscolare qua. Scusate, non avevo capito. Quindi, terzo round. Questo è il round della verità. Ed ecco come Luca, come potete vedere lì in basso, mette. Non... Ok, vaffanculo. Che bel paradiso. Moggio. Perché? Allora, è arrivato un cane che ha cagato di suo piacere. Cioè, non è che siamo qua. Ah, non raccoglie, non è un prato. Sì, però non c'è mi porta. Vai, puoi anche muoverti all'emblema della geometria. Ok. Andiamo? Ah sì ragazzi, Nerf per intenderci. Facciamo col Nerf e vabbè. Ah, di pochissimo. Siamo sul metro e mezzo in meno. Ragazzi, guardate, è davvero poco. Fai vedere un passo tuo. Uno. Sì, uno. Due. Quindi è il lancio della verità, è il prossimo. Quindi ultimo lancio forever and ever. Il sasso lo dobbiamo fare? Ultimo. Proprio bonus point, sì, diciamo. Ma perché secondo me il sasso comunque non è aerodinamico. Il missile vuole a tutti i costi la vittoria, perché nonostante il 9,90 di prezzo, lui sa che può vincere. Ce l'ha nell'aerodinamica, sì. Quindi record missile, record assoluto Nerf. Maestro, prego. Eh no. And the winner is Nerf. Bene. And the winner is, ragazzi, è lui, Nerf. È anche scritto e poi si è fermato a terra, qui sotto, dove dovete mettere like, giusto? Aspetta, qui. Secondo i miei calcoli dovrebbe essere qui. Commentate, iscrivetevi, lasciate like. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente, perché sennò, ecco. Questo però lo sto dicendo adesso, ma dobbiamo far vedere ancora il sasso. Commentate, ragazzi, iscriveteci se questa tipologia di video, quindi diciamo che noi faremo un video diverso qui. Faremo dei video diversi ogni settimana, perché siamo nel paradiso di maggio! E metteremo in atto le nostre abilità, diciamo. Vogliamo anticipare qualcosa? Basket. Sì. Ping pong, ovviamente. Ping pong 2, trick shot, l'avevo già detto, che ci sarà. Ci sarà. E poi abbiamo anche altre sorprese che non possiamo svelare. Alcune sono davvero belle, cioè a me sono piaciute appena mi ci sono venute in mente. Adesso io la dico, ma tu metti il beep. Quindi, tipo... Io per intro vlog e vlog ci sarà la beep, quindi non avete sentito niente. Qualcuno di voi lascia sempre dislike.
potresti scrivere nel commento commenti. Sono io che lascio dislike. Scrivi sono io, però no, sono io che lascio dislike. Abbiamo questo sasso che ho trovato per terra e proviamo a vedere il lancio, ma io ho paura di prendere la macchina. Ah, quella che c'è sempre parcheggiata dal 2013, sì. Sasso, quanto... Io ho paura, però. Vai, te lancia. Madonna, dove cazzo è andato? Io ho paura facesse il rumore di lamiera. Come è andato molto più lontano comunque il sasso. Quindi noi abbiamo fatto un video inutile. Cioè il sasso va, vince su tutto. Abbiamo fatto un video inutile. Gli studi di aerodinamica, allora, su quei cazzo di vortex non sono serviti a niente. Ma più veloce un sasso che non è assolutamente aerodinamico. Il sasso anche più piccolo, però è piccolo ma pesante. Cioè è più facile lanciare una pallina. Ma io voglio dire una cosa ai produttori di vortex: costruite i vortex più pesanti. Dai. Cioè mettete dentro un sasso. Non del vortex. Dei missili. Ah, dei missili, perdono. Cinesi. Hai sentito il rumore di sassi? Porco di che, c'era lì una macchina. Ma scusa, allora è arrivato lì. È andato oltre. Tu dici che è andato lì? Sì, io so che è andato tipo... Aspetta, lì. Aspetta che... L'ha evitata di un millimetro. Concludiamo il video, ragazzi. Facciamo dei danni dei vortex. In conclusione, ha vinto il nerf. Cioè, ha vinto il sasso, in realtà. Però, tra i vortex, ha vinto il nerf. Costa 15 euro. Ma allora, ha subito 200 lanci, abbiamo detto. Anche di più, cioè io facevo lanci a raffica anche contro i muri. Infatti come potete vedere qua si è aperto. Cioè cede ma non del tutto. Le ali è ancora attaccata, quindi non è successo niente. Mentre il missile made in China, allora, costa 9,90, portiamo... ha perso di poco però. Quindi sì, di poco. Uno dice cavolo, vola 15 centimetri meno, risparmio 6 euro. Però dureranno poco quei 6 euro, yeah. Però aspetta, 5 lanci qua sta già mancando tutta la verniciatura argento. Qua l'hanno fatto pure male. Tutto sbavato. Qua pure i pallini si sono aperti. Sì, sì, sì. Le sì. Pinne sono le cose più importanti. Qui, madonna mia. Il solco, questo solco qua è uguale a quello che si formò nel Titanic grazie all'iceberg. Ecco. Ok. No, cos'è okay. Quello? No, dai ragazzi, ma è inutilizzabile. Ma che schifo. Anche non comprate assolutamente. Sono qua. Questo qua no, invece. Missili cinesi, poco. Nonostante li venda mio papà. Quindi fa cagare, ok ragazzi, fa possiamo anche quasi record. Lasciatelo là, ma fa schifo. Commentate, lasciate like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E niente, cioè ragazzi, se vi piacciono queste tipologie di video, ditecelo nei commenti, lasciate like e dite se vi piacciono davvero. Vi aspettiamo nel prossimo video, ciao.